Generazione di fenomeni, tutti eroi. Generazione di fenomeni, ma come mai? Io gioco a fare il duro, ma ti giuro sono buono, sai. A volte piango ancora, non ci crederai. Madonna, guarda che fenomeni, siamo noi, ma siamo proprio dei fenomeni, e tutti eroi, generazione di, generazione di, generazione di. Ci troviamo alla sala Empire del Grand Hotel de Paris di Monte Carlo, siamo di fronte attaccati al casinò, ci troviamo in una platea gremita. Ilio Maspone tra poco salirà su questo parterre per presentare l'evento della serata, c'è cioè la sfilata, il grande filet di Carlo Ramello, una sfilata che vi suggerisco di non perdere sui nostri canali perché è veramente bella. Hanno lavorato benissimo, li state vedendo, e la risposta è data proprio da loro. Guardate, c'è una platea piena, pienissima, guardate quante persone, quanti addetti ai lavori, quante belle donne, anche gli uomini, non so se gli uomini sono belli o meno, ma vi garantisco che sarà una cosa bellissima. È per questo che vi dico, non dimenticate mai, me ne sono scordato, però guardate la sfilata. In questo momento si divide tra produzione per grandi nomi e il vero nome di Carlo Ramello, ma dove c'è più soddisfazione a sapere che nomi grandiosi vogliono la vostra produzione, che in fondo è sinonimo di qualità, oppure portare proprio il nome di Carlo Ramello? No, la soddisfazione più grossa è sempre il cliente finale, perché lo stilista puoi fare una bella collezione ma non ti dirà mai grazie, cioè, perché per lo stilista è normale. Invece per un cliente finale essere soddisfatto di un prodotto, di un capo, di una creazione, vedi proprio la felicità negli occhi della persona. Quindi noi che siamo nati per il cliente finale abbiamo più soddisfazione in questo senso.
Amici, come vi avevo annunciato fuori da qui dal grande Hotel de Paris a Monte Carlo, sta per iniziare l'evento dell'anno, vero Ilio? Eh sì, è l'evento dell'anno, perché in effetti qui a Monte Carlo, nonostante sia il paese della grande moda, in realtà i grandi eventi sono sempre meno. Allora Carlo Ramello, che è un giovane stilista italianissimo, anzi di Torino, è lui che porta avanti questo discorso sulla moda e con un marchio spettacolare. Con un marchio spettacolare, va detto, Carlo Ramello, conosciuto di Radio Romagna in tutto il nord Italia, ma si sta affacciando anche all'Europa. Bene, era una produzione così importante che, pensate, sono riusciti a rendere Ilio più alto di me. I famosi gemelli sono tornati per colpire. È vero, sei più alto di me. Vediamo di colpire ancora allora, che ne dici? Senti, allora, ospiti d'eccezione oltretutto. Sì, beh, Simona Tagli sicuramente è con noi, così come la Lea Pericoli, la grande dama del tennis mondiale, direi, non soltanto italiano, ma poi aspettiamo anche qualche altra sorpresa che all'ultimo momento arriveranno, ma arriveranno sicuramente. Vabbè, mi raccomando, se volete venire a Monte Carlo, non venite armati perché non vi fanno entrare. Non lo so, non c'entra niente, però lo volevo dire. A dopo. Vabbè. Non sei una fotografa normale, non sei una fotografa normale, tu non fai soltanto foto adesso, no. So che hai diversi settori dove riesci a fermare il tempo, quali sono? Settore della moda, adulti e bambini, faccio un sacco di foto dei bambini, mi dà fastidio di avere tutta sta roba addosso. Adesso l'obiettivo ce l'hai su di te. E poi pubblicità e architettura, design. Senti, ma dove nasce la fotografa? La fotografa è un artista o è schiava di una macchina? No, la macchina è al mio servizio e poi uno si immagina, si crea grazie alle luci, alla macchina fotografica e tutto quello che c'è. E poi al modello o la modella quando sono, diciamo, passabili. Senti, ma la differenza tra... Io sono sempre un... Ho sempre detto che la macchina di una volta, che non era digitale, quindi quella a pellicola, fosse meglio perché riusciva a catturare veramente il momento che tu volevi. Oggi magari ci si arriva con macchine iper sofisticate, ma non sarà mai come... Cioè, tu dici un problema di lentezza. Assolutamente. Per quanto possa essere veloce, la digitale non riuscirà mai a prendere l'attimo della pellicola, o sbaglio? Che sono rossa? Sì, noi siamo una trasmissione a colori. Casino. Vabbè, dai, Photoshop. Se si vede... No, guarda, io ho iniziato con l'argentique, come dicono i francesi, ma sono molto contenta del digitale, però devi andare su veramente delle macchine di un certo livello. Non potevo non intervistare una Pierre straordinaria, Ilio Masprone, l'organizzatore mi ha detto che sei una lavoratrice infaticabile. Ecco, vedete, ce l'abbiamo lì alle spalle, Ilio. Quanto è stato difficile organizzare questo evento, che è un evento qui a Monte Carlo? È un evento, difficile no, perché sono tutti professionisti, così realmente quando tutti sanno lavorare e tutti lavorano bene è abbastanza facile. Però ovviamente un largo tempo di preparazione. Hai un sogno tu come Pierre? Cosa vorresti organizzare di tuo? Sarei una cosa tan internazionale e complicato, però mondiale. Sì, però basicamente mi piace molto molto l'arte, così ti posso incontrare una bella causa per fare venire molto artisti, ma di tutti i medi. E di paese mi piacerebbe, ma questo è ancora un sogno. Ma noi portiamo fortuna, guarda, quindi succederà, lo farai. E anche, garantito. E anche i soldi, perché... Esatto. Cioè, dobbiamo diventare ricchi, no? E che questo. E sennò che stiamo a fare Monte Carlo. Ci vediamo dopo. Grazie.
traccia. Una viscia o coaccia, voli o questa per traccia. Sva che non ci gradam cruci, siamo spazza, passa druci. Parto subito, Lea, mi permetto di darti del tuo almeno davanti a una telecamera, perché è il mio sogno, sei un mito per me. Mal d'Africa, secondo al Bancarella per lo sport quest'anno, sì, vero? Sì, secondo al Bancarella Sport e anche secondo al premio letterario del CONI, quindi sono molto felice. Senti, questo libro Mal d'Africa, immagino c'è già il sottotitolo, I ricordi della mia vita. Esatto, perché una grande parte della mia vita io l'ho vissuta ai tempi delle colonie, nell'Africa orientale italiana, quindi Etiopia, Eritrea, Kenya e Somalia. Quindi un la vera Africa, quella del, sì. La vera, vera, vera Africa. È vero, un mondo che è scomparso. Come si fa a fare sport lì? Come hai fatto tu che lì di sport? Beh, lì è molto, era molto facile ai tempi fare sport, perché avevamo il campo da tennis in casa, sai, i grandi privilegi che avevano ai tempi delle colonie i bianchi, e oggi non ce l'hanno più ovviamente. Ma ti sei trovata meglio in Africa o meglio in Italia? In fondo lì si dice che chi va in Africa non vuole più tornare, quanto è vero? Beh, è vero, però è un'Africa molto cambiata, io tornerei in quella mia Africa di tanti anni fa, che è così diversa e che non è fatta solo di turismo, è un'Africa vera. E questo libro, dici 30 secondi perché dovremmo leggerlo? A parte il secondo premio, che è sinonimo di qualità comunque. No, grazie, sai, perché è un libro molto sincero, che parla di una tenera melanconia per un mondo scomparso, un mondo che non c'è più, quello delle colonie, come ti dicevo, e è pieno di grandi verità e di, secondo me, anche un pizzico di consigli per come rimanere su questa terra che oggi è diventata un mondo molto difficile. Senti, vogliamo passare allo sport, visto certo. Che il tennis di oggi abbiamo una ragazza che probabilmente nessuno si aspettava. Tu te l'aspettavi, no? il successo di Francesca? Francesca è stata straordinaria, infatti è una delle grandi soddisfazioni di quest'anno. Adesso andiamo a San Diego a giocare la finale della Fed Cup, che è la Coppa Davis femminile. Quindi speriamo, battere le americane non è facile, ma ci proviamo. Però comunque l'Italia ha riscoperto veramente il tennis a livello mondiale, anzi dal punto di vista femminile dopo di te l'ha scoperto, diciamo. No, non si possono fare paragoni, anche qui siamo talmente lontani, allora noi giocavamo da dilettanti, oggi sono delle professioniste che guadagnano tantissimi soldi e li meritano. Insomma, il mondo è cambiato, grazie a Dio forse. Chi è o qual è stata o qual è la più grande tennista di tutti i tempi? È molto difficile, ognuno è grande nel momento proprio, capito? È molto difficile fare dei paragoni. Sicuramente oggi le ragazze sono brave e anche molto carine, che non guasta. Allora di carine ce n'erano poche. Tu eri una di quelle. Sappiamo quanti cuori hai infranto. No, non esageriamo. Però diciamo chi era il tennista che più ti piaceva e chi era quello a cui hai detto di no? Nel mondo del tennis non mi piacevano tanti tennisti, io cercavo sempre di andare isolata, però sono stata anche coraggiosa, non ho detto tanti no. È giusto. Che allora si usavano tanto. Sì, è giusto. Guarda, siamo felici di questo tuo atto di coraggio oggi per allora. Posso farlo, alla mia età ormai. Sì, giovanissima, che c'entra? Sono una ragazzina. Bella, non so se si riesce a vedere la pelle, ma ancora la pelle di una ragazzina. Ma grazie, troppo, forse l'Africa. L'Africa, siamo convinti. Grazie, è stato un onore averti in nostra ospite. Grazie, sei stato un tesoro, grazie infinite.
Due bionde, finalmente becco anche la moglie del capo. Simona, ben arrivata. Mancava la stella lucente di questa serata. Carino, grazie. Ma è la verità. Per la stella lucente speriamo sempre di più. Sempre di più, io dico sempre che tu sei una stella che non ha età. La moda è sinonimo di bellezza, ma dov'è veramente la moda secondo te? Dov'è veramente? La moda. Beh, la moda è dentro ognuno di noi, non dovrebbe esistere la moda in generale, dovrebbe esistere la moda che ognuno fa per se stesso, per cui non dovremmo essere standard, ma dovremmo essere personali. Senti, le pellicce sono sempre una cosa bellissima, tu ne indossi una in particolare durante l'inverno, hai qualcosa che ti piace di più in questi capi ricercati? Guarda, io sono...
sempre stata a favore della pelliccia anche quando non si parlava più di pellicce, perché per me una donna dovrebbe indossare la pelliccia, perché la Venere è sempre in pelliccia. Però insomma, io spero di indossare, ne ho tante di pellicce che non ho indossato per anni per tanti motivi, e quest'anno spero di indossare Ramello. Glielo chiediamo noi, signora, se vuole intercedere per noi a chiedere una pelliccia per la signora Tagli. Si farà partecipe di questo, certo, grande come progetto? No, come no, certamente. Anche certamente. Perché sono bellissime, io ho visto qualcosa. E già il fatto che lui dia le sue pellicce anche per marchi già affermati vuol dire qualcosa di importante, no? Beh, sicuramente, insomma, l'arte della pelliceria è un'arte che non ha tempo, insomma, chi è appassionato di far pellicce, insomma, le sa fare bene, ovviamente, se no avrebbe smesso di farlo ormai da tempo. Se è resistito vuol dire che c'è proprio una passione. Simona, sei arrivata tu, si è accesa la luce, linea alla regia. Ciao. I'm the one.
traccia, volli u questo pro traccia. Ona više oko acha, volli u questo pro traccia. Svake noći gradom kruži, samo svaca vas se druži. Svake noći gradom kruži, samo svaca vas se druži. Ona radi sve isto ko ja. Mrzi ceo svet, spava do pet. Slatka mala, šta će ti njegoj, što bih ti kad dala? Nisi ti za nju, smer kad si mala. Šta će ti njegoj, što da ti kad dam? Ono što ti s njom uradi sam. Što
srećom seđeš u mornija i sa to živela insomnija. Lice je sveže i stvari se teže, sedam noći kad se poveže. Hajde zovi me noć.